Attenzione, la Germania ha aumentato il reddito di cittadinanza ai propri cittadini, cioè ha aumentato l'assegno. La Germania ha il reddito di cittadinanza per i cittadini non abbienti. L'Italia l'ha eliminato. La Germania ha aumentato la cifra del reddito di cittadinanza. Allora, vi sembra normale questo? E c'è chi chiede come mai si rischiano proteste. Ora, è ovvio che le proteste devono essere non violente, le proteste devono fatte nel rispetto della legge, ma le proteste sono sacrosante, sono l'essenza della democrazia. Ma soprattutto, ha ragione Conte che dice al governo, ma scusate, avete delle risposte? Date delle risposte ai problemi dei cittadini? Avete mandato un SMS? Basta quello? Le persone sono andate a chiedere ai comuni e non hanno trovato risposte. Allora, perché avete scritto di andare ai comuni se non avete dato nessuna indicazione ai comuni di qualcosa da fare? Allora, questo significa governare. Cioè, governare significa che io cerco di dare delle soluzioni. Tra l'altro, con i prezzi che sono cresciuti alle stelle, le bollette che sono aumentate, la situazione è difficile, tu che fai? Tagli l'unica misura che è a favore delle fasce più povere della popolazione. Allora, ripeto, la Germania ha aumentato il reddito di cittadinanza ai cittadini tedeschi, che già avevano un reddito ovviamente più alto di quelli italiani, ma l'Italia invece ha tolto il reddito di cittadinanza e non ha risposte. Adesso dicono faremo delle cose, un aiuto intanto che si cerca il lavoro. Io non lo so se stanno cercando un modo per cambiare il nome e dovranno reintrodurre il reddito. E questo sarebbe già una cosa, come dire, grave per le modalità in cui ci si arriva, ma avrebbe una logica. Ma se invece pensano che in pieno aumento dei prezzi, aumento del costo dei carburanti, aumento dei generi alimentari, aumento e inflazione, cosa fa? Di fronte a una situazione di questo tipo, il governo italiano, mentre la Germania aumenta il reddito, il governo lo elimina. Allora è chiaro che c'è qualcosa che in questo paese non va. E poi l'attacco al superbonus, l'attacco a tutte le normative fatte dai governi precedenti, che è un modo, in particolare dal governo Conte, poi tanto per essere chiari, perché bisogna dire nome e cognome. Quindi dobbiamo con nettezza, per loro è politica, devono colpire il Movimento 5 Anni, non colpire il popolo disperato. Esatto, esatto, ha ragione Giulia. Cioè la situazione è che pur di attaccare Conte, di dire che si è diversi, eccetera, e anche di fare cassa, cioè prendere soldi dai poveri per finanziare, non ho capito ancora quali misure e quali cose, invece di usare bene i soldi del PNRR, che sono 200 miliardi, ottenuti negli anni scorsi tra aiuti diretti e prestiti agevolati all'Italia, io avrei voluto vedere in questo anno di governo della destra la capacità di aprire 1.000, 2.000, 100.000 cantieri, di usare quei soldi che sono nella disponibilità dello Stato italiano tra comuni, regioni, far lavorare le cose. Invece niente, un disastro, un disastro. Allora, veramente devo dire, al di là di tutti i poveri deficienti che continuano ogni tanto a infilarsi tra le persone normali, tra voi che mi seguite, tra l'altro colgo l'occasione, oggi io sono stato a un dibattito sulla 7, all'aria che tira, a parlare ancora di altre cose tutte scombinate, c'è governo che non sa fare niente, ha un problema drammatico di inquinamento dell'aria al nord, 90.000, dai 50 ai 90.000 persone che muoiono anticipatamente per malattie, tumori legati all'inquinamento dell'aria, il governo non fa niente, dice solo chiederemo un rinvio. Invece di aiutare a ridurre l'inquinamento dei riscaldamenti, come faceva il superbonus, per essere chiaro, e come faceva anche l'ecobonus prima, in modi diversi. Invece di fare questo dicono, ah no, vabbè, chiediamo un rinvio, intanto la gente muore. La gente ha un disperato problema economico perché sono dati i prezzi, e nel nord Italia per di più con l'inquinamento atmosferico che c'è in pianura padana, che è esagerato, abbiamo il rischio reale che aumentino le malattie. Allora, ho parlato di queste cose oggi e quindi
abbiamo ragionato in televisione e io vi chiedo di scrivere nei commenti se avete dei suggerimenti di cose da dire, da spiegare, perché a volte mi trovo di fronte a della gente che sono, come alcuni di questi che parlano a bambera, degli autentici, non so, persone che sembrano usciti da un... non si sa, io dico che il governo è un manicomio, allora potremmo dire usciti dal governo, perché non è possibile, non è possibile, di fronte al fatto che ci sono dai 50 ai 90 mila morti di inquinamento atmosferico, che nel nord Italia c'è stato il maggior livello di morti a livello mondiale per quanto riguarda la pandemia, perché l'aria era fetida in molte realtà, e ovviamente il Covid è una malattia respiratoria, tutte le università del mondo hanno fatto gli studi, e invece di dire aiutiamo i cittadini a dotarsi di auto meno inquinanti, aiutiamo i cittadini, diamo il trasporto pubblico gratuito in alcune aree del nord, questo bisogna fare, mica dire che la gente deve morire di tumore, ma veramente questo è il livello squallido di una politica di cialtroni, perché sono cialtroni quelli che fanno finta che non ci sia un problema, che la gente muore. Chiaro? O non è chiaro questo? E io sento ancora gentaglia da quattro soldi, che di fronte alla gente che muore dice no, il problema è che l'Unione Europea sbaglia. Ma che cosa? Avete votato a fuori tutti i provvedimenti e adesso per raccattare un po' di voti fate finta che la gente non abbia problemi. Ma veramente è una vergogna. Ma gente immorale, delinquenti, quelli che preferiscono la gente muore pur di prendere e raccattare qualche voto. Vergogna. Accattoni della politica. Questo è quello che succede. Allora, la cosa seria è dare sostegno a togliere tutte le fonti di inquinamento, soprattutto dentro casa. È chiaro? È questo che bisogna fare. È questo che faceva il governo Conte con il super bonus. E l'avete tolto per recuperare un po' di soldi da regalare a chi? Alle lobby solite, ai soliti gruppi di affaristi. Questo è il livello squallido di una politica di cialtroni. Di cialtroni. Perché questa è la verità. Si dice alla gente, ma sai, problema dell'inquinamento. Ma avete visto voi a volte Milano, Torino, eccetera, tutta una fascia gialla, perché l'aria è gialla ed è un'aria inquinante e che ammazza la gente. Vi è chiaro o no? Solo che non muoiono subito, muoiono dopo di tumore. Quindi poiché non muoiono subito, si fa finta di dire che il problema non c'è. Ma com'è possibile? Ma com'è possibile? Ma com'è possibile? E parliamo ancora di deficienti che parlano e insultano perché non sanno che dire, perché ho ragione. Poiché ho ragione, i dati scientifici sono inequivocabili, i quattro accattoni che negano l'evidenza, allora vedono l'aria inquinata e l'aria tutta gialla a Milano e a Torino. Che cos'è quell'aria secondo voi? Eh? È una specie di così nebbiolina simpatica colorata? O è fetenzia che la gente si respira e poi muore di tumore? Avete mai avuto parenti, amici che hanno avuto tumori ai polmoni, che hanno avuto tumori a vari organi, che sono attaccati proprio dall'inquinamento delle polveri sottili, che non c'entra col cambiamento climatico? Allora i deficienti continuano a confondere perfino l'inquinamento delle macchine o delle caldaie con il cambiamento climatico, perché abbiamo di fronte degli accattoni deficienti, questo è il dato, deficienti. Capite che la CO2, allora nell'atmosfera, quando si bruciano i combustibili fossili, bando la CO2. La CO2 è quella che provoca il riscaldamento climatico, che provoca catastrofi climatiche. Le polveri sottili e gli inquinanti sono quelli che escono dai tubi di scappamento, dalle caldaie con cui c'è. E quella è un'altra cosa. È un'altra cosa. Quello da morti anticipate, morti per tumori, e in Italia si calcola dai 50.000 ai 90.000 all'anno, prevalentemente in pianura padana,
prevalentemente in pianura padana. Perché? Perché la regione padana è fatta in modo tale che ci sono le Alpi attorno, l'aria ristagna e quindi c'è meno vento che toglie via l'aria. Chiaro? Allora, cosa si deve fare? Cosa io ho chiesto quando ero ministro dell'ambiente e tante regioni sono state incapaci di intervenire? Bisognava almeno ridurre la velocità. Quando si riduce la velocità delle auto su strade e autostrade, si dimezzano le polveri sottili e gli inquinanti. Neanche quello hanno voluto fare. Altro è cambiare le automobili, fare le auto elettriche, cioè. Non vogliono fare nulla. Preferiscono che la gente crepi di tumore e negare l'evidenza dei fatti. Basta. Basta. Ma soprattutto, e basta gli ignoranti. Non capiscono niente e parlano a bambera. È una cosa squallida. Gente che viene intervistata per dire cose false. False. È come se uno viene in televisione e dice: ah, l'Italia non è una penisola. E secondo voi io devo dibattere con uno che dice che l'Italia non è una penisola? O con uno che dice che la Terra è piatta? Che non è vero che la Terra è rotonda? Di che parliamo? Di che parliamo? Di che parliamo? Allora, noi è evidente che dobbiamo innanzitutto affermare le cose vere. E io vi chiedo di condividere queste cose che dico. Anche prendete dei pezzettini, perché magari è troppo lungo. Se riuscite, prendete un pezzettino e condividete. Almeno fate capire la verità. La gente confonde il cambiamento climatico con l'inquinamento atmosferico. E non dico la gente comune, che può anche confonderlo, ma quelli che fanno i giornalisti, che fanno i politici, che fanno i deputati italiani, europei. Ma di che parliamo? Ma si può mai confondere l'inquinamento atmosferico, che ammazza la gente oggi, e il cambiamento climatico, che rischia l'estinzione della specie umana tra 50 anni? Sono due cose gravissime, ma non sono la stessa cosa. Non sono la stessa cosa. È chiaro? È chiaro? Poi dicono: fermiamo gli aerei. Fermare gli aerei? È ovvio che non è possibile fermare gli aerei. È chiaro che non è possibile. Se è possibile, invece, è cambiare i carburanti e introdurre carburanti come l'idrogeno, che non producono inquinamento. Ovviamente gli aerei fanno un inquinamento di alta natura ancora, perché non è l'inquinamento che ammazza la gente per una padana, quello degli aerei. È un'altra cosa ancora, quindi bisogna essere seri. La Terra è piatta e tu continui. Ah, ecco, addirittura c'è pure chi dice che la Terra è piatta. Pensiamo, come dire, il festival delle cose a bambera è ormai, addirittura adesso ci sono ben bloccati, perché Anselmo va già bloccato subito, e terrapiattisti, mancavano i terrapiattisti, la Terra è piatta, perfetto, e nell'aria non c'è l'ossigeno, che cosa c'è nell'aria? C'è schiuma da barba. Ma quanti cretini parlano a bambera, dico? Quanti cretini parlano a bambera? Ma veramente noi parliamo di deficienti che parlano a bambera e si sentono anche, come dire, ma almeno mettetevi in un gruppetto, va bene? Mettetevi in un gruppetto e voi vi raccontate che la Terra è piatta, vi raccontate che il sole è di color viola, vi raccontate che l'erba è azzurra, e ma tanto uno se deve parlare a bambera, potete fare il festival del parlare a bambera, il festival, e ognuno dice una cazzata, e vabbè, ma questo è uno spettacolo. Ma nel frattempo la gente di tumore ci muore veramente, e dovreste avere rispetto. Perché la vergogna è chi non ha rispetto della gente che soffre davvero. Questo vale per i poveri a cui tagliate il reddito di cittadinanza e per quelli che sostenete in questo caso. Siete voi al governo? Chi è noi al governo? Chi? Forse sta rispondendo a qualcuno della destra che dice cazzate, perché non si sa chi è al governo. Questi si prendono gli allucinogeni. Bravo, cari. Hai detto esattamente quello che di buon senso. Chissà che si pigliano, con quali sostanze prendono per ragionare così, come dire. Invece le cose serie quali sono? Cerchiamo di fare provvedimenti fatti bene. Allora, è evidente che se ci sono gli ambulanti che tengono dei furgoni che sono abbastanza vecchi, intanto gli diamo il tempo per aggiornarli e gli diamo il contributo, perché questo sì. Gli array ricaricano cisterne di benzina, scarica. Certo che scarica. E come non si può, sì, fermiamo tutto. Cioè, secondo voi noi fermiamo gli aerei, ma devo dire, anche
l'estremismo ecologista fa male, perché se voi dite che noi come soluzione vogliamo firmare, noi vogliamo cambiare i carburanti, mica vogliamo che la gente non si muova più, santi Dio, ma che frasi sono queste? Fermiamo tutto e secondo voi con questo otteniamo il consenso dei cittadini? O va la destra ancora di più al potere? Ma di che parliamo? Ci sono carburanti diversi, l'idrogeno è un carburante che non inquina, ed è un carburante. Ci sono i biocarburanti fatti con prodotti vegetali che hanno un altro livello di diverso di inquinamento. Bisogna innovare, non che possiamo dire che la gente che deve tornare, che deve camminare a piedi e vivere al buio. Questa è la caricatura che danno per giustificare il non fare nulla. Questo è quello che non si deve fare. È chiaro? Bisogna dire la verità e dire che c'è uno sviluppo sostenibile, o meglio un futuro sostenibile, che può significare anche svilupparsi in modo diverso, o anche ridurre gli sprechi, ridurre i consumi inutili. Se è inutile prendere gli aerei, se si possono fare videoconferenze online, certo, questo bisogna fare. Usare gli strumenti quando sono davvero necessari. Questo bisogna fare, ma in modo intelligente, perché non è che al negazionista o al pazzo squilibrato che dice che la terra è piatta noi rispondiamo che vogliamo che tutti i cittadini vadano a piedi, perché significa che rispondiamo una cosa da scombinata. Bisogna rispondere con la capacità di governare le cose e farle bene, e si possono fare bene, santi Dio. E poi oggi complimenti ancora una volta sempre a Papa Francesco, fortuna che questo Papa è una persona per bene. Allora, io che lavoro e che insegno in tre università posso rispondere a qualche poveraccio che continua a dire vai a lavorare, che io lavoro per il bene comune. Molti altri invece sono dei parassiti della società, perché non fanno una mazza e sparano contro la gente per bene che si fa il culo. Chiaro? E quindi la risposta ai mentecatti che pensano di dire va a lavorare, lo dovrebbero dire a Salvini va a lavorare, visto che siete, avete un ministro milanese, vi rendete conto che sta chiudendo il tunnel del Monte Bianco e sarà in manutenzione per 19 anni tutti gli autunni? E la Confindustria di Milano dice che ci sarà un crollo del 10% del PIL? Eh? Allora? Allora? E il ministro Salvini che fa? Ci sono problemi anche all'altro valico del Frejus, cioè non si riesce più a passare e a commerciare verso l'Europa, e Salvini, che è di Milano, parla del ponte sullo stretto quando? Per il 2050? Ma nel frattempo il tunnel del Monte Bianco chiude. E non hanno studiato nessuno a sistema, non hanno deciso di fare, che ne so, due corsie, una corsia alla volta, non lo so. Una cosa di buonsenso che non faccia chiudere uno dei collegamenti strategici tra l'Italia e l'Europa. Per il commercio, Confindustria dice che ci sarà un crollo del 10% del PIL, in particolare nel nord Italia. Allora, il ministro dei trasporti, che è milanese, sta andando a lavorare? E che lavoro sta facendo? Eh? Allora, questi quattro squinternati di gente di destra che mi scrive cazzate, andate a chiedere al ministro Salvini cosa vuole fare per evitare che si paralizzi la possibilità di esportare le merci italiane in Europa e importare dall'Europa. Eh? Che dite? Perché non chiedete al vostro ministro, voi della destra, Salvini, che cosa sta facendo? Il ministro Salvini, mentre il tunnel del Monte Bianco chiude, il Frejus sta a problemi, altro tunnel, lui parla del ponte sullo stretto nel 2050. E la Sicilia non ha strade, autostrade, ferrovie che funzionano, non ce l'ha. Ma veramente, veramente siamo in mezzo ai pazzi. Allora, complimenti al Papa. Perché complimenti al Papa? Perché il Papa ha deciso di fare, e simbolicamente la pubblicherà il 4 di ottobre, che è il giorno di San Francesco, che è patrono d'Italia, e anche il santo di riferimento dell'ambiente. Quindi una persona viva, è un santo che ha dato moltissimo di contributo anche filosofico alla pace e all'ambiente. Il santo non a caso che è legato a queste due immagini. Allora,
Poi perché non si utilizza? Certo, io ho fatto la norma sulle energie rinnovabili, quindi conosco bene cosa si può fare e possiamo fare tante cose. Abbiamo rilanciato il solare, abbiamo rilanciato l'eolico sostenibile, fatto bene, questo bisogna fare. Allora, il Papa fa la seconda parte, chiamiamola così, o la seconda Laudato Si, perché vuole aggiornare, pensate, il Papa, che nel 2015 ha fatto l'enciclica Laudato Si, poiché la situazione del cambiamento climatico sta peggiorando moltissimo, pensa di fare una nuova enciclica per dare altri elementi ai fedeli e ai credenti e non credenti su cosa bisogna fare per difendere il mondo e le vittime del cambiamento climatico e del disastro ambientale in atto. Allora, il Papa lo fa e i politici hanno ancora l'accordo di Parigi del dicembre 2015 che non è stato aggiornato e che non è stato ancora nemmeno rispettato veramente. Allora, questo la dice lunga sull'arretratezza della politica a livello planetario, a livello mondiale. Quindi, bene Papa Francesco, per fortuna che abbiamo un pontefice di grande qualità, e a quelli che ancora dicono fesserie, perché non andate, scusate, a guardare, ma su internet ci sono un sacco di cose, no? Allora, su internet le cose si vedono, non è che ci vuole molto, no? Allora, le cose sono molto evidenti. C'è chi ha fatto le normative per mettere le rinnovabili, c'è chi ha dato i soldi alle lobby dei combustibili fossili. Sono due posizioni diverse. C'è chi, come me, ha tolto i soldi al ponte sullo stretto e li ha dato ai cantieri contro il dissesto idrogeologico, e chi invece oggi sta aumentando gli stipendi di quelli che si occupano di lavorare a questo ipotetico ponte. Questa è la differenza, è chiaro? Siete ancora convinti le auto? Io non sono convinto che solo le auto elettriche sono la soluzione. Io ho sempre detto che bisogna cambiare la mobilità. Prima, trasporto pubblico gratuito in tutte le grandi aree urbane, così come stanno cercando di fare anche altri paesi a livello europeo e internazionale. Certo, poi sistemi diversi. Il cambio di carburanti, ci sono le auto a idrogeno, ci sono in alcune situazioni biocombustibili, c'è l'auto elettrica. Quindi è inutile la guerra di religione che è a favore di uno o di un altro. Quello che bisogna fare è superare i combustibili fossili, senza fare inutili guerre di religione, senza credere alle cazzate di chi dice che l'auto elettrica la fanno solo i cinesi. Ma quando mai che siamo paese che ha una grande capacità produttiva proprio sulle batterie? È chiaro che fanno anche i cinesi, ma i cinesi fanno pure i cellulari, o no? Allora li togliamo i cellulari perché li fanno i cinesi. Allora quelli che pensano questo si tolgano il cellulare e lo lasciano a casa. Chiaro? Basta. Voi sentite le puttanate che dicono le persone, puttanate, perché pagati da quelli che hanno i combustibili fossili, pagati da quelli che hanno i pozzi di petrolio o i giacimenti di gas, sparano cazzate contro le auto elettriche, perché ovviamente un'auto elettrica non avrà bisogno di benzina o di gas. Chiaro? E basta. Dopodiché, vogliamo fare solo le auto elettriche? No! Perché se un'auto può andare a idrogeno o a gas e idrogeno, quindi si riduce, è un'auto che sicuramente è migliore. Possiamo avere altri strumenti, usiamoli, però basta con questa gente prezzolata, pagata spesso dalle lobby e che dicono cagate, e gli altri fessi si ammoccano tutto, va bene? E basta. Allora leggetevi l'enciclica quando esce, quella del Papa, va? Se non volete chiedere a me, chiedete al Papa, anzi leggete, il Papa non è che sta là a rispondervi, leggete l'enciclica Laudato Si e forse qualcosa in testa la riusciamo a capire, va bene? E via, quelli che invece pensano che la terra è piatta, che non c'è nessun problema, che va bene così perché le lobby si arricchiscono, andatevene, non vi voglio su questa pagina, non mi servono follower mentecatti che non capiscono nulla, chiare? A chiare lettere, via. E vi chiedo per cortesia, chi ha dei suggerimenti, di scrivermelo nei commenti, mi fa piacere.
Chi vuole aderire al gruppo Ecodigio verso il 2050 può aderire al gruppo o può scrivere a www.ecodigita.it. Chi invece vede questi troll, questi mentecatti che sono solo dei disturbatori seriali, ma secondo me manco pagati, cioè incapaci per natura, forse alcuni pure pagati, non lo so, allora segnalateli a Facebook, così Facebook li toglie, se ne vanno a parlare tra loro. Vogliono fare la pagina Terra Piattisti, andate, state alla pagina, dite la Terra è piatta e fate la pagina Terra è piatta. Poi volete fare una pagina in cui dite che il sole è azzurro e fate la pagina Il sole è azzurro. E poi fate pure un festival del parlare a bambera, che sarebbe già una cosa seria, perché uno dice, ah, finalmente capiamo che questa è cosa a bambera. Ma basta. Ma uno cerca di far andare avanti il paese e dobbiamo sentire dei mentecatti che negano l'evidenza dei fatti. C'è un limite anche, come dire, alla pazienza. Vabbè, intanto vi saluto, vi auguro una buona serata. Prendete pezzettini se serve di questa diretta, tanto alcuni già lo fate, perché ho visto che escono cose mie su TikTok. Io non ho TikTok, ma escono dei pezzi, perché forse alcuni hanno questa capacità di diffondere le notizie. Noi dobbiamo contrastare le fake news, cioè le notizie false che vengono messe in circolazione apposta per bloccare l'innovazione. Va bene? Poi certo, qualunque cosa ha un costo e qualunque cosa ha un impatto, anche quando noi respiriamo ossigeno e mettiamo anidride carbonica, però questo è naturale e se non lo facciamo moriamo, va bene? Ma invece se bruciamo quintali, tonnellate, milioni di tonnellate di combustibili fossili, stiamo creando un disastro planetario. Questa è la differenza, è il senso della misura. Le batterie elettriche per ora molte sono non adeguate. Io sostengo quelli che stanno facendo la ricerca sulle nuove batterie elettriche che siano 100% riciclabili, non contengano, e sono tutte brevetti italiani che porteranno lavoro in Italia. Chiaro, però non ve lo dicono perché chiaramente l'informazione è in mano a chi controlla benzina, carburanti e cose, e che vogliono continuare in eterno finché non collassa il pianeta, e loro intanto sono talmente miopi ed avidi che vogliono recuperare i soldi loro oggi, mettendo a repentaglio il futuro delle future generazioni e di tutti. Questa è la realtà, vi è chiaro? Ah, finalmente, almeno cerchiamo di, voi dovete almeno farvi un'idea, poi potete non condividere la mia, perfetto, però non potete dirmi che la Terra è piatta e non potete dirmi che il sole è di colore azzurro, almeno questo. Poi è chiaro, uno può essere daltonico e allora lo vede magari in un altro colore, ma quella è l'eccezione, eh? Va bene, un salutone, mia nipote è dovuta scendere a Milano qui sul Gargano, motivi di... bravo, proprio perché i polmoni rovinati, Concetta dice, grazie, mi fai complimenti, la ringrazio, però dice, mia nipote si è dovuta trasferire da Milano qui sul Gargano, motivi di salute, a causa dei polmoni rovinati da cosa? Dall'inquinamento o da cosa? E secondo voi perché la gente è morta in misura incredibilmente superiore nelle grandi città e nelle aree più inquinate con l'aria più inquinata del paese e dell'Europa? Ma la Società Italiana di Medicina Ambientale ha fatto studi, l'hanno fatto a livello internazionale. Ma allora chi nega l'evidenza se ne fotte del fatto che decine di migliaia di persone muoiono per le malattie respiratorie o per tumori, ma questo è veramente immorale, indecente. Vabbè, non riprendo a dirvi le cose. Vi saluto, vi auguro una buona serata e condividete le cose che vedete, che vi sembrano giuste, condividetele. Perché noi dobbiamo... E se vi insultano anche a voi quando li condividete, bannateli o segnalateli a Facebook, perché bisogna ripulire anche questi social dagli accattoni che girano e sparano, e poi molti di questi non hanno nemmeno la foto, non hanno un profilo, sono evidentemente dei troll falsi che girano a bambera o gente stimolata dalla parte peggiore della destra o da alcune lobby. Ciao a tutti, buonasera.